E quando perdi la patata, ragazzi, so cazzo. Ci andò alle bance, cibo a volontà. Sali il cavallo, sali. La scena più epica dell'epicità dell'epicitino. Sì, questa è Epni e bentornati nel terzo episodio di Minecraft, la patata perduta. Solo perché portiamo a spasso un maiale non significa che questo sia Jackass, ok? Nell'episodio precedente, ragazzi, del quale trovate il link sempre in descrizione, siamo riusciti insieme a Porky Pig a scappare dai Blaze e dalle acque della morte, lanciandosi di sotto dalla scogliera e raggiungendo l'isola della vita. Isola dalla quale si spera prosegui l'avventura, o almeno me lo auguro. Ragazzi, buona visione. Porky Piglet, dove vai? Vieni qua, perché non me lo fa? Ah, le piante non vogliono il nostro amore, ragazzi. Ragazzi, eravamo giunti fin qua, avevamo preso il checkpoint, se non sbaglio, per sicurezza lo riprendo, grandissimo. Devi andarci anche te? Boh, ci va anche lui! Che grande, ok, basta. Allora, qui avevamo trovato Opstop e avevamo detto che dovevamo leggere il libro di Opstop, che mi sembra sia questo, The Lost Potato, questo qua. Sì, 7 pagine, porca troia. Hello, hello, prima che tu dica qualcosa, ascoltami per bene. Sappi che è importante, è una questione vitale di vita o di morte. Ho perso la mia patata. E quando perdi la patata, ragazzi, so cazzo. Ma vorrei che tu sapessi che non era una semplice patata, era l'ultima patata della terra. Vuoi capire la mia depressione in questo momento? Vuoi immaginarti un mondo senza patata? Direi di no. Ecco, appunto, non ci pensare neanche. Immagino tu sarai curioso della storia della patata, della lunga storia della patata. Dopo aver sposato mia moglie, Annika ed io comprammo una piccola isola e ci muovemmo qua. Non ho mai pensato fosse un problema vivere accanto a una torre prigione. Ecco, sua moglie aveva un giardinetto e un giorno il principe d'Orleac dimostrò la sua rabbia sul villaggetto, diciamo, e prese tutta la roba dal giardino. E la patata, ovviamente, che era l'ultima del pianeta, ma non lo sapevano. Dopodiché, impazzita, sua moglie iniziò a studiare e creò un dungeon dove adesso dovrebbe essere rinchiusa, se ho capito bene. Ok, mi ha detto, il dungeon è sott'acqua dietro casa, o almeno mi sembra di aver capito così. Dovrebbe essere qua. Esatto, c'è anche il cartello. Mi ha detto che posso prendere ciò che voglio, compreso l'asino. E poi mi avete detto che se salto sull'asino e premo la E, posso prendere ciò che ha con sé. Di conseguenza, il bread, 2 lead, l'arrow e il wooden sword. Asinello, mi spiace lasciarti qua, ma in questo momento non penso tu possa essere utile. Qui c'è un porcello che non si sa perché, ma è chiuso dentro una casa. Qui c'è un pozzo. In fondo ai pozzi c'è sempre qualcosa, ragazzi. Vieni qua tu. Porky Pigget, legati. C'è sempre qualcosa, ragazzi, le uova. Che avevo detto? Meglio di niente, non avremo la patata, ma abbiamo le uova. E tu chi sei? No, il villaggero che mi scambia il cibo. Preferiamo combattere o preferiamo mangiare? Perché scegliere quando puoi prendere sia 32 frecce sia 3 polli? Prendiamo entrambi, va. Aspettate un attimo che qua non è finito però. C'è ancora qualcosina, o almeno sembra. C'è una sorta, boh, di casupola in mezzo al non so cosa. E prosegue qua sotto, cioè vedo delle robe. No, probabilmente non è niente, è solo una costruzione fatta così, completamente a caso. Ci andò alle bance, ragazzi. Dobbiamo andare nel dungeon di Annika, perché credo lei sia là dentro e dobbiamo salvarla. Vi dirò la verità, non è che abbia tanta voglia di portarci il maiale, considerando che è sott'acqua. Quindi Piglet, Porky Piglet, aspettami qua, io vado da solo. È la seconda volta che ci dividiamo ed è sempre più difficile, lo so. Ma guarda sta psicopatica che cavolo si è inventata. E io pure ci vado, cioè proprio incurante del pericolo. Vabbè, ci siamo. Una scalinata bianca mi porta all'interno di una stanza. Annika's dungeon, enter at your own risk. E rischiamo, che vi devo dire? Ci sono delle pianticelle per terra. Qui sulla sinistra, sulla destra non si può andare. E c'è del fuoco. Mi dispiace Annika, devo fare la pipì, non succederà di nuovo, lo prometto. Opstop, firmato suo marito. Ma, vabbè, facciamo finta di niente. Un arco, delle frecce e un libro con l'indizio. Indizio nella pagina dopo, leggi solo se non sai cosa fare. Vabbè, c'è una leva, pigerò la leva. C'è dell'acqua, salirò nell'acqua, immagino. Sarà sufficiente il tempo che ci lascia a disposizione? Sì, perché è una leva, quindi non è a tempo. Sento delle fiamme, ragazzi. Ci stiamo avvicinando sicuramente. Infatti, fammi leggere. Devo salire nella... Esatto, devo salire. Butta sto libro che mi dà fastidio nell'inventario. Cos'è che dobbiamo fare qua? Qui è chiuso e ci ha dato un arco prima. Non è che dobbiamo sparare da qualche parte. Là c'è una pressure plate. Fermi. No, l'ho mancata. Non so come ho fatto a mancarla. L'ho mancata di nuovo. Ho comprato delle frecce, ma non voglio sprecarle tutte. Chiaro? Ok, ce l'ho fatta. Ho premuto la pressure plate giusta, ma non si è aperto niente. Fermi però, forse non si è aperto niente di qua, ma si è aperto qualcosa nell'altra stanza, vero? Sembrerebbe esserci un passaggio qua, ci fa entrare, sì, che bello. Devo saltare qua sopra e riprendere le mie frecce.
Di là si chiuderà però adesso. Premo questo, che succede? Non lo so. Forse si è aperta una stanza. Fatemi vedere, veloce, veloce, veloce. È qua? Non lo so se è qua. No, si è richiuso. È qua la porta. Perfetto ragazzi, dobbiamo essere leggermente più veloci. Quindi partiremo già da qui. Premeremo il pulsante. Ho premuto? Premi il pulsante. Vai. Vai adesso, Step. Veloce. Corri come un giaguaro nel... La mattina ti sveglia. Devi correre per sapere più veloce perché la porta si chiude. Ho rischiato di morire schiacciato, ragazzi. Lo stai scherzando? C'è dell'acqua. Posso lavarmi piano piano il culettino. Prendere i diamanti. Oh mio Dio. Sti vari diamanti. La spada di diamante. Questa sì che è tanta roba. E cibo. Cibo a volontà. Cibo a volontà. Leva stelmetto di sta ceppa. Prendi quello. C'è anche l'armatura. Sono proprio contento in questo momento. Cioè ci hanno dato un sacco di cose buone. I libri lasciali tutti. Tanto non ci servono una ceppa. Però Nika non ci ha dato i pantaloni. Di la verità, volevi vederci girare nudi per la stanza, eh? Pink dye. Non so se prendere tutto. Io prendo il più possibile, ragazzi. Quello che riesco ad immagazzinare. Odio quando mi mangio le parole. Buono. Adesso dove andiamo? Mi avevi promesso che ci sarebbe stata Nika. Ma Nika non c'è. Lancio un di Nika. Entrata dall'altra parte. Ma abbiamo già fatto. Beh ragazzi, forse Annika è morta. Purtroppo ci sta, può essere capitato. Guarda da qua, si esce di nuovo. Ah, il collegamento ho visto prima. C'è un cavallo qua. Ehi piccoletto, come stai? Mi ha dato dello zucchero e mi ha dato anche la sella. Sarà questa un'invogliatura da dar mangiare al cavallo? Non lo so. Tieni la sella. Oddio, l'ho cavalcato. Ma facciamo uscire da qua? Rotta trotta cavallino, esci da qua. Muore, muore. No, sali cavallo, sali. Sali cavallo, sali. Ma si anda soli? Ma ci sono rimasto malissimo. Dove caspita è finito? Ascoltami bene, ciccio bello. Io, no, stiamo morendo entrambi, stiamo morendo. Scendi un secondo da qua e per piacere ascoltami una buona volta. Da dove si passa per uscire? Se ti hanno fatto entrare, se ti hanno messo qua sotto in qualche... Che sta succedendo? Io ti voglio portare con me. Guarda, faccio i salti di gioia. Tutto dritto. No, no, non può entrare nell'acqua, ragazzi. Questo cavallo rimarrà qui per sempre. Vabbè, vaffanculo, Rip cavallino di sta ceppa. Vedo una scala. Mi porta sul ponte. Mi sa che è quello che vedevamo davanti all'isoletta. Eh sì, penso proprio di sì. Apri la porta. Tada! Nel bene o nel male dovevamo passare sott'acqua in ogni caso. Quindi il dungeon andava fatto per forza. Porky Piglet, perché sei qua giù? Cioè, chi ti ha dato il permesso di slegarti e perdere anche la corda? Muoviti, vieni con me. Si può cavalcare un mulo e in contempo portare un maiale? Sì! Cioè, è bellissima sta cosa. Porto a spasso il maiale a cavallo del mulo. La scena più epica dell'epicità dell'epicitino. Cazzo ho detto, non lo so. Ratatà, tatatà, col mulo noi andiamo. Mi sa proprio che dobbiamo salire qua, sai? Perché ho preso danno? Non ne ho idea. Basta che il maiale mi segua. Bravo, Porpy Piglet. Non cadere, mi raccomando. Qui ci sono dei buchi, ma essendo un cavallo non dovresti caderci. Dov'è che stiamo andando? C'è una montagna di neve qua. A te non t'azzardare a buttarti sotto, Capito? È importante per la nostra sopravvivenza. Voglio entrare qui? Penso di sì. Perché no! No! Agguato! Ragazzi, ce l'ha fatto l'attentato! Dov'è la mia spada di diamante? La mia spada di diamante che fine ha fatto? Non è che per sbaglio mi è volata nell'acqua? No, eccola qua, ce l'ho. Muori! Pezzi di schifo, morite! Otto i ragni, soprattutto quelli velenosi. Mi mangio il pollettino. Ma dov'è Porky Piglet? No, ragazzi, non scherzate. Che fine ha fatto? Il somaro è laggiù, ma Porky Piglet è scomparso. No! Hello, porcellino! Quante volte gli avrò detto di non muoversi da solo? È pericoloso. Ragazzi, è scomparso, non c'è più. Cioè, non sto scherzando. Tu hai rischiato di morire perché sono un coglione. Porky Piglet, dove caspita sei? Ragazzi, siamo qui per annunciarvi un giorno molto triste per l'umanità di Minecraft. Porky Piglet è scomparso. Il suo nome verrà dato a chi l'ha visto per vedere se lo reperiscono. Era con noi fino a un attimo dall'agguato dei ragni, quei maledetti infami. E ci duole dirlo, ma temiamo che non tornerà mai più. No, ragazzi, seriamente, ma che cazzo di fine ha fatto? Non è possibile che è scomparso. E dai, perché dai? Fare queste cose. Magari si è buttato di sotto insieme al cavallo, boh. Mangiamo i pesci marci, va. E iniziamo la nostra avventura all'interno di... Dove caspita siamo? Ecco il rumore. Ho saltato? Sbaglio o ho saltato il cavallo? No, stai morendo. Ci passi, di la verità. Lo so che ci devi passare. Passaci. Perché c'è una pedana che vomita squiddi? Cos'è sto robo? Fatemi scendere un secondo, ragazzi, perché non ho ben capito che cosa sta succedendo. Ragazzi, non posso più avere il porcellino. Bene, verrai.
qualsiasi cosa tocco muore. Ragazzi, mi duole darvi la triste notizia che probabilmente Porky Piglet è schioppato e è morto anche Porky Squidek. Questo episodio termina qua. Siamo riusciti ad entrare all'interno della montagna dove aver affrontato il dungeon di Annika. Abbiamo un'armatura adesso e una spada di diamante, quindi siamo più forti di prima, ovviamente. Ragazzi, grazie per aver visto il video. La serie continuerà nei prossimi giorni. Grazie mille per il supporto, per tutte le iscrizioni che fate giorno dopo giorno. E ragazzi, grazie per aver visto il video. Ci vediamo al prossimo video. Qua sapete tutto. Bye!